Ogni anno, ogni mese, ogni giorno ci troviamo di fronte una sfida spirituale. Siate svegli, partecipare a ciò che è importante. Apri la tua mente e il cuore per la pace reale. Abbi fame per la vera pace. Gesù lo mette in questo modo. Vegliate dunque perché non sapete in quale giorno il Signore vostro verrà. San Paolo dice a Timoteo di essere pronto in ogni occasione opportuna e non opportuna, ma tu sii vigilante in ogni cosa. Ma ogni anno, ogni mese, ogni giorno ci sono troppe cose nella nostra agenda quotidiana per poter essere in grado di essere vigile alla realtà di Dio qui con noi. Siamo troppo impegnati per poter vegliare. Siamo troppo impegnati per poter partecipare nella cosa importante nella vita. Potremmo essere disposti a lasciare che Dio ci controlla il futuro, ma non che ci controlla il presente. Gesù dice che è urgente, ma beh, forse per me non è abbastanza urgente. La realtà di Dio, se non si lascia coprire con tutte le molte cose che vogliamo da fare, che dobbiamo fare, mi unisce con me stesso e con Dio. La realtà di Dio unisce le persone tra di loro e con Dio. Conosci la storia del vecchio saggio rabbino cercando di spiegare ai suoi studenti sul passaggio dalle tenebre alla luce? Chiese ai suoi studenti: "Come puoi dire quando sono passate le tenebre e comincia il giorno?" Gli studenti dissero: "E quando c'è abbastanza luce per riconoscere correttamente un animale o un albero?" Delicatamente il rabbino spiegò: "No, è quando si può guardare un uomo o una donna e riconoscerli come tuo fratello e sorella. Perché se non riesci a riconoscere il fratello, anche te stesso, nella faccia di un estraneo, le tenebre non hanno ancora cominciato a sciogliersi e la luce non è ancora venuta."